Non ci ho pensato due volte e dopo pochi secondi ero immerso negli affari di mio marito. Per la prima volta in vita mia lo stavo spiando. Proprio quando la verità era già venuta a galla, facendo anche troppo rumore. C'erano alcune mail ancora da leggere, un paio di newsletter, un messaggio automatico proveniente da un cliente che si scusava ma avrebbe risposto al suo ritorno. E altre cose poco interessanti. Sono sceso con il cursore, ho spulciato il nome dei mittenti. Alcuni li conoscevo, altri li avevo sentiti nominare centinaia di volte. Poi un nome, Riccardo. Mi sono allontanato dallo schermo perché il presentimento non mi colpisse in pieno volto. Nessun oggetto. Riccardo non doveva specificare il motivo della sua corrispondenza. Non lo facevo nemmeno quando. Non lo facevo, scusate, nemmeno io quando mi rivolgevo all'uomo che amavo. Ho afferrato il bicchiere e ho bevuto ancora un po'. Mi sono alzato e sono andato in cucina a prendere la bottiglia. Mi sarebbe stata utile. Avevo bisogno di sentirmi più leggero. Ho voluto iniziare dal principio. Ho digitato il nome del mio rivale nella casella di ricerca e ho dovuto chiudere gli occhi per un attimo. La schermata era piena della freccia e mi indicava che avrei potuto sfogliare altre pagine per scoprire chi fosse questo Riccardo di cui ignoravo l'esistenza. I miei piani di applicare un metodo preciso per farmi altro male si sono schierati contro due parole. Le più famose del mondo, ti amo, le ho fissate, imperavano in un mare di mail anonime. Ci ho cliccato sopra e ho letto. È accaduto là, è accaduto in pochi istanti, il tempo di un battito, di un quarto di tempo, di un respiro pieno, il tempo che hai impiegato per alzarti e allontanarti da me. Non possiamo, meglio, a non potere sei tu. L'ho capito dal tuo sguardo, da quella vena di paura mi sale negazione. La conosco bene, l'ho già incontrata molte, mille volte, ma mai, te lo giuro, mi aveva fatto tanto male. Amarti è stato bello, forse troppo per me, e ora dovrei voltare pagina, fare finta di nulla e andarmene prima che tutto si complichi. Esatto, è come se, è così che dovrei fare. Ma la verità è che sono incollato alla tua immagine, che non si vuole dissolvere nella mia testa. Non puoi capire l'effetto che hai su di me, perché non lo capisco nemmeno io. Se sapessi agire e fare qualcosa, lo controllerai, mi controllerai, mi impedirai di giocare con la fantasia, la mia, che include sempre anche te. Se sapessi cosa significa tutto questo, gli darei un nome, calmare la mia pelle, i miei gesti e la mia bocca. Ho sempre pensato che il colpo di fulmine fosse la più grande stronzata inventata da qualche scrittore o regista, solo per rendere credibile una storia che altrimenti non avrebbe senso. Poveri stupidi che fanno cose assurde.